ci ha detto che è tanti anni che fate questo progetto, quindi sì. Si ricorda qualche progetto che è nato qui, che l'ha colpita particolarmente? I ragazzi hanno sempre delle bellissime idee, l'abbiamo visto sì. Oggi. E sì, 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 è veramente straordinario. Non so se magari solo a guardare si rende, però noi che lavoriamo magari anche proprio sulla selezione di questi progetti, che appunto, ripeto, ci arrivano dai territori, ci mandano, fanno il lavoro, i nostri colleghi dei territori fanno il lavoro nelle scuole. Non dimentichiamo che da oggi, a oggi, dal 2000, abbiamo toccato circa 20.000 studenti, 1.150 classi, un numero enorme anche di progetti virtuali, di cooperazione virtuale. E quindi loro fanno il lavoro sui territori, con le scuole, con i professori, poi i progetti vengono selezionati e vengono al regionale. Allora, quindi io ho proprio una visione parziale di quello che veramente hanno visto per i territori, e però ci sono cose straordinarie. E però qual è il grande limite? Il limite è che sono ragazzi che ancora hanno davanti scelte, università, si disperdono. Allora, i più pronti sono sempre stati e saranno sempre quelli degli istituti industriali o degli istituti professionali, perché hanno senso pratico, quindi loro fanno dei progetti straordinari. Poi invece magari manca la parte creativa, grafica, così, oppure manca la parte economica. Allora, abbiamo quindi, per tornare alla sua domanda, abbiamo sicuramente tante meravigliose idee in cui la sostenibilità economica è tutta da verificare, e insomma questa è sempre un po' un barcollante, anche perché insegniamo a lavorare, insegniamo a fare un business plan, però appunto una ragioneria è più agile e abile a fare questo, un istituto artistico molto meno. Però i ragazzi imparano a lavorare insieme democraticamente, così. La cosa che noi abbiamo rilevato è che ci sono tornati, o magari in cooperazione o nelle associazioni, lavorano dei ragazzi che hanno fatto bella copia 10 anni fa. E quindi magari non so, quindi non conosco esperimenti reali vissuti di cooperative costituite, per la ragione che le dicevo, però persone che hanno fatto questo programma. Quindi siccome si parla di cultura, un risultato, certo. Insomma, qualche risultato l'abbiamo raggiunto. E un po' l'ha anticipato già in questa risposta, ma le competenze che si formano i ragazzi in queste attività sono tantissime, quindi certo. Secondo lei qual è la cosa importante che imparano i ragazzi durante queste attività? Allora, non vorrei essere romantica, ma sicuramente a lavorare insieme, a lavorare democraticamente, perché una delle prime, proprio lo startup del programma è quello di dire: benissimo, cominciamo a pensare a una business idea, e ne vengono diverse, e adesso selezioniamo la business idea. E allora come si seleziona? In maniera democratica. Poi ognuno espone la propria idea, la difende, i ragazzi si scontrano, si scambiano, e così, e quindi la democrazia. E poi non possiamo esonerarci ovviamente da parlare di temi molto moderni, quindi la sostenibilità, ma l'inclusione, la coesione, oggi si parlava di rigenerazione, quindi un po', insomma, oltre intanto tutte queste no, skill trasversali entrano in campo. Poi però lavoriamo sull'idea, se lavoriamo sul marketing, lavoriamo su un'analisi di mercato, lavoriamo sulla presentazione, lavoriamo sull'elevator pitch. Oggi abbiamo fatto, per esempio, noi facciamo sempre questo premio, che è una pizzata della classe che vince, che è questo di chi espone meglio. Ma quando parliamo di chi espone meglio, è perché stiamo parlando sì di capacità espositiva, di lucidità espositiva, ma perché dobbiamo mettere in condizione questi ragazzi di difendere la propria idea davanti a dei finanziatori, davanti a delle banche. Quindi anche questo, che sembra un gioco, no? Così è bellissimo, gli ultimi che sono presentati con la cravatta, eccetera, ci dà il senso che qualcosa sia successo, capito? E qui è fondamentale l'aiuto dei professori.